Eccezionalmente voi sapete già cosa dovrò dire al mio confessore. Almeno un peccato lo sapete già, quello di abusare ancora un istante, un istantissimo, della vostra pazienza e generosità. Succede poco che in un convegno di così alta levatura e così grande intensità non si faccia neanche una pausa, che cattivi. Ma succede anche raramente di poter racchiudere in una mattinata tanta bellezza, tanta serietà e tanti pensieri. E io ho davanti tanti adulti, sicuramente anche molti papà e mamme, che sono sempre pazienti per antonomasia. Grazie. Solo che non riesco a fare una sintesi, e di questo mi scuso, perché giustamente a Locandiva diceva conclusioni, come si fa a fare una conclusione? Qui lasciamo veramente aperto. Mi permetto però, come direttore dell'ufficio famiglia di Brescia, in sintonia con tutto quanto detto, di lasciarmi suggestionare dalla bellezza di questa mattinata e dalla profondità. E così rilancio alcuni pensieri qui ascoltati, puntando lo sguardo soprattutto sulla paternità e maternità sostanziata dall'amore coniugale autentico, abbiamo sentito. Però questa paternità e maternità come elemento qualificante ogni discorso antropologico, ambito in cui oggi si gioca la nostra fede, la nostra cultura e addirittura il significato dell'umanità. Io vorrei prendere la paternità e la maternità come chiave per scardinare alcuni processi che ci sembrano ormai ineluttabili. La paternità e la maternità sono elementi necessariamente legati e relativi tra di loro. Sembra l'acqua calda, ma oggi l'acqua calda, dire la famosa acqua calda, è difficilissimo. Ma ancora di più, questa paternità e maternità, inscindibilmente legati, sono imprescindibili per accogliersi e capirsi come figlio. E questo è il punto. Dimensione questa che accomuna ogni essere umano. La bussola antropologica per uscire dai labirinti delle teorie del gender o dall'aridità dei deserti di vita interpretate nella solitudine dell'autoreferenzialità è ricomprendere nell'inscindibile comunione coniugale l'essere padre e l'essere madre. Non nei sofismi di contorti pensatori, mi perdonino questi pensatori che hanno speso tanto tempo, o nell'effimera onnipotenza della tecnica, ma nella concretezza storica, nel dono di aver davanti un uomo e una donna che sono papà e mamma, che spendono tempo e vita a gratis e per sempre. Da qui probabilmente si può ripartire con rinnovato vigore per scoprire l'altezza e la bellezza dei legami familiari, fondati sulla chiarezza della piena comunione nella vera differenza maschile e femminile. Così da riprendere in mano il personale essere figlio venuto da e relativo a un padre e una madre, si potrà comprendere la propria identità come uomo o come donna, in quanto maschio o in quanto femmina. Una mamma e un papà non si inventano a caso. Non si possono barattare con qualsiasi altra figura e non possono essere sviliti a puri facenti funzioni. È questione di identità completa e armonica, di legami sostanziali per ogni figlio che sorge in un grembo, di dono autentico e fedele per tutta la vita. Un padre e una madre stanno l'una di fronte all'altra con una promessa da condividere e un sogno da realizzare. Il figlio sarà il custode della memoria ricevuta e il costruttore del futuro. Ma se non ci sono i mattoni della memoria, uno cosa costruisce? E se rimangono solo i mattoni della memoria e non c'è nessun costruttore, dove sarà il futuro? Ora, leggere e interpretare la paternità e la maternità alla luce di Cristo ci fa riconoscere la grandezza di una, la chiamiamo, vocazione speciale, originale e insostituibile. Vuol dire affidarsi alla grazia divina per essere partecipi delle mani, della mente, del cuore di Dio creatore che è sempre padre e amante della vita, di ogni vita. Allora, a questo riguardo, l'essere immagine e somiglianza di Lui
e al tempo stesso essere immagine e somiglianza con Lui. L'antropologia cristiana è l'uomo nuovo nella luce intramontabile del risorto. Così i genitori cristiani hanno un dono immenso da far fiorire, custodire e ridonare. Quello cioè di aprire la vita dei figli all'eternità, di accompagnare una crescita integrale e armonica con la meta della felicità piena che tra noi usiamo ancora chiamare santità. Il beato Papa Paolo VI, con raro coraggio di pastore ed estrema limpidezza di pensiero, anche oggi, con l'enciclica Umane Vitae, ci ha richiamato a mete più alte di quelle che il mondo banalmente ci propone, ad osare di più nel far emergere l'originalità della vocazione cristiana ad essere papà e mamma, senza riserve e senza paure. Ogni figlio, e tutti siamo figli, per vivere e capirsi in Cristo ha bisogno di genitori sinceri, forti e testimoni. Ogni figlio ha anche bisogno di ritornare a vedere le cose come le ha viste i primi 9 mesi della sua vita, di ritornare a riacquistare quella bellezza dove i legami non sono acqua, ma è un cordone ombelicale di amore e di vita. Grazie a tutti papà e mamme che si sforzano di vivere così. Grazie. Grazie a tutti.